Ciao Pivello, pensavi forse di averla fatta franca l'altra volta? Ora abbiamo il tuo Arcanine. Ci prenderemo cura noi di lui. Pica pica! È arrivato il momento della resa dei conti. Ora aspetterò che scenda la notte, nel frattempo allenerò ancora un pochino i miei Pokémon e poi raggiungerò l'isola dei bracconieri. Allora, qua c'è un Doduo di livello 17. Io provo ad ingaggiarlo, facciamo una mossa braciere. Perfetto, un colpo perfetto direi. Un altro braciere e lo abbiamo sconfitto, quindi abbiamo guadagnato altri punti e abbiamo fatto salire ancora di livello Nidorina. Ottimo. No, queste cose non mi interessano, perfetto. Poi ho visto che qua c'era un altro Pokémon. Mi sa che se n'è andato, no, eccolo qua. Vediamo se riusciamo... Vabbè, livello 5, no, è troppo basso, non prendo nessun punto con questo. Vediamo quest'altro, livello 26. Potrebbe essere una sfida, io ci provo. Un Arbok di livello 26, vediamo se riusciamo a fargli qualcosa... Proviamo sempre con braciere. Mi ha colpito bello forte. Però non è male, non è male. Adesso provo con nitrocarica. Con Basken sta subendo un pochino i colpi. Voglio provare con una mossa volante. Non gli fa granché. Mi sa che con Basken tra poco ci saluta. No, in realtà no. Allora, insistiamo con braciere. Sarebbe l'ideale. Ai. Cambiamo Pokémon. Allora, facciamo entrare in campo Nidorina. A questo punto andiamo con un doppio calcio. Vediamo un po'. Gli abbiamo fatto un pochino male, ma non tantissimo. Ora un morso. Vediamo un po'. E abbiamo sconfitto Arbok. Perfetto, abbiamo guadagnato un sacco di punti. E PG8 è salito di livello. E anche Aaron. E anche Cubone. Perfetto, droppiamo tutto. E a questo punto direi di curare un attimo i miei Pokémon. Un'ultima battaglia e poi vediamo di raggiungere l'isola dei bracconieri. Allora, facciamo questo e ovviamente... No, voglio provare con una nitrocarica. Beh, l'ho disintegrato subito. Non c'è voluto nulla, però un po' di punti li ho presi. Vediamo se abbiamo fatto salire di livello Corphish. Perfetto. E prendiamo tutto quanto. Ok. Il sole sta tramontando. Dunque è giunto il momento di raggiungere l'isola della palude. Eccomi arrivato. Ora devo cercare di raggiungere il villaggio dei bracconieri senza farmi vedere. Qui nei dintorni non mi sembra di vedere nessuno, quindi andiamo. Devo cercare di non fare troppo rumore e soprattutto voglio evitare questi Pokémon, altrimenti una battaglia potrebbe indebolire il mio team. Certo che nel cuore della notte questa palude mette davvero paura. Per fortuna non vedo nessun bracconiere in giro. Beh, meno male, almeno riuscirò a raggiungere il villaggio senza farmi vedere e soprattutto senza dover combattere inutilmente. Non dovrebbe mancare molto al villaggio dei bracconieri. Comunque, preferisco andare un pochino con la barca in modo da essere ancora più silenzioso. Un ultimo sforzo e dovrei essere arrivato. Ehi, ma cosa c'è laggiù? Quelle sono delle gabbie, ci sono dentro dei Pokémon! Ma quello è il mio Arcanine, lo riconosco! Accidenti, ci sono anche due bracconieri di guardia. Da solo non ce la posso fare. Devo assolutamente escogitare un piano per poter liberare i Pokémon. Tra l'altro, in quella gabbia sull'albero mi sembra di intravedere un Vulpix. Deve essere quello che hanno catturato qualche settimana fa nella zona safari. Devo assolutamente avvisare Charlie. Magari potrebbe anche aiutarmi a sconfiggere i due bracconieri e a liberare i Pokémon. Pronto Charlie, mi senti? Tech, sì, ti sento, dimmi tutto. Ascolta, ho scoperto dove i bracconieri tengono i Pokémon che hanno catturato. Ah, oddio, e c'è anche il Vulpix? Sì, mi pare che ci sia un Vulpix. Non posso parlare troppo forte perché altrimenti mi possono sentire. Okay. Ti prego, vieni qua subito perché d'accordo. Sono in due e soprattutto fai silenzio. Bene, ho bisogno del tuo aiuto per poterli sconfiggere così possiamo liberare i Pokémon. Perfetto, dammi le coordinate. Sì, Tech, te le mando subito, ti d'accordo. Aspetto. Arrivo. Tech. Ecco, dove sei? Sono qua. Ecco, silenzio, fai silenzio. Guarda. Guarda cosa hanno fatto. Hanno catturato il Vulpix e là c'è un altro Pokémon sull'albero, lo vedi? Sì, lo vedo. E c'è anche il mio Arcanine. No, Arcanine, ti hanno preso Arcanine. Sì, me l'hanno rapito l'altro giorno.
vedo. Dobbiamo andare là da quei due bracconieri e sconfiggerli, e poi possiamo liberare i Pokémon. Ok, ok, d'accordo. Allora facciamo tu uno e io l'altro? Sì, io prendo quello di sinistra, tu quello di destra. Sei pronta? Bene, d'accordo. Dai, andiamo, vai, andiamo. Andiamo. Vai, Charlie, vai. Andiamo. Guardali, guardali lì, guardali lì. Ingaggiamoli okay, subito. Vai. Non avrete scampo con noi. Dovete liberare questi Pokémon. Ok, d'accordo. Io sono fortunata. Ho uno Snivy al 16. Con il mio Quilava dovrei farlo fuori. Ok, io ho un Magnemite e ho contro il mio Combusken. Vediamo se ce la facciamo con un braciere. Sì, l'ho fatto fuori subito. L'ho fatto anch'io, fuori subito. Anch'io, anch'io. Ok, perfetto. Perfetto. Oddio, un Poliwag. Ok, adesso sono un po' in difficoltà con questo Poliwag. Ok, io ho uno Sfeal. Quindi è un Pokémon di tipo ghiaccio. Dovrebbe essere anche lui facile. Combusken mi è salito anche di livello. Fantastico. Dai, Poliwag, no. Resisti, Quilava, resisti. Allora, io cambio Pokémon. Un altro colpicino. Oh, ok, sì, l'ho sconfitto. Ok, provo fuori. Adesso provo a usare un Pidgeotto. Perché voglio provare a utilizzarlo. Speriamo che ce la faccia. Un attacco rapido. Sì, l'ha quasi ucciso. Mi sta facendo fuori il Pidgeotto. Lo so che potevo utilizzare. Dai. Ah, mi ha esaurito Pidgeotto. Ritorno con Combusken. Non dovrebbe avere scampo con un Combusken. Ok, ce l'ho fatta, l'ho sconfitto. Ok, perfetto, d'accordo. Perfetto, Charlie, li abbiamo sconfitti. Ora liberiamo i Pokémon. Vai, e soprattutto io il mio Arcanine, guardalo, Arcanine. Povero Arcanine. Guarda. Vulpix, ti salvo io, te lo giuro, ti prometto che ti salvo. Ok, ok, l'ho aperto. Arcanine, sei libero finalmente. Perfetto, Charlie, ora vai, libera anche il Vulpix. Dai, liberiamo anche quest'altro Pokémon. Bene, Charlie, ora non ti resta che catturare il Vulpix. No, sta scappando. Devo catturarlo. Catturalo, devo Charlie. Devo regalarlo al mio amico Mike. Vieni, vieni, dai, dai. Vulpix, entra nella Pokéball. Vediamo se riesci dai, a catturarlo. Prego. Dai, prego, sì, ce l'hai fatta. L'ho preso. Ce l'hai fatta, fantastico. Perfetto. Abbiamo liberato tutti. Perfetto. Meno tecno. Male. Puoi Charlie. Prenderti il tuo bellissimo Arcanine. Sì, adesso Arcanine verrà con me finalmente. Perfetto, Charlie, sono molto contento per te. Adesso però a me spetta un altro compito, e cioè quello di andare dal capo dei bracconieri e mettere fine a tutta questa storia di rapimenti. Però Charlie, non venire con me perché è troppo pericoloso ed è una cosa che devo risolvere da solo. Quindi d'accordo, grazie Tech. Charlie, ti ringrazio capisco tantissimo benissimo. Per questo aiuto. In bocca al lupo, Tech. Anche soprattutto a te. Detto da me ha tanto valore, quindi... Lo so. Mi raccomando, io vado, Mi raccomando, fammi sapere. Senz'altro. Ciao Charlie, vado grazie. A portare Vulpix a Mike. Ciao Tech, grazie di ciao, tutto. Ciao, ciao, ciao. Bene, non mi resta ora che raggiungere il villaggio e vedermela con il capo dei bracconieri. Ok, non dovrebbe mancare molto. Sì, ecco, quello dovrebbe essere il villaggio dei bracconieri. Perfetto, perfetto, ci siamo. E tu dove credi di andare? Va bene, non perdiamo tempo e iniziamo subito a combattere. Allora, vediamo un po' cosa ha schierato uno Slugma di livello 20. Dovrai prima vedertela con me, e lo so. Allora, purtroppo non posso usare Combusken, quindi voglio cambiare Pokémon e userò Corphish. Ok, che colpo mi ha dato. Allora, speriamo di poter utilizzare una bolla. Ok, con bolla è andata bene, speriamo che Corphish possa resistere. Sì, forse ce la fa. Con un'altra bolla dovrei farlo fuori. No, mi ha fatto fuori Corphish. Adesso devo cambiare Pokémon. Cubone. Allora, andiamo a fare una mossa di tipo... Accidenti, non ho mosse di tipo terra. Però una botta in testa potrebbe fargli male. Sì, l'ho quasi sconfitto, speriamo che... Sì, ce la posso fare. Vai, Cubone! Ok, ho sconfitto anche lui. Perfetto, anche Slugma è esausto. Ok, prendiamo i punti esperienza. Perfetto. E anche Cubone è salito di livello. E ora dimmi, dove si trova il tuo capo? Non ti preoccupare, sarà lui a trovare te. Ma ti assicuro, non sarà così facile sconfiggerlo. Beh, questo lo vedremo. Ok, spero ora di non incontrare altri ostacoli. Ma spero anche di trovare qui nel villaggio un healer per poter curare i miei Pokémon. Perché non posso di certo pensare di sconfiggere il capo dei bracconieri con due Pokémon esausti e uno bruciato. Ma sì, dai, sicuramente ci sarà un centro Pokémon qui nel villaggio. C'è in ogni villaggio, non vedo perché non debba esserci qua. Allora, vediamo di salire qua la collina. Ok, allora, questo è uno shop. Vediamo un pochino se troviamo un centro Pokémon. Allora, qui c'è un altro Pokémon. No, non è qua. No, dai, speriamo di trovarlo questo centro Pokémon.
Qui sono tutte case. Eccolo, perfetto. C'è il centro Pokémon qua in fondo. Ok, sono salvo. Posso finalmente curare i Pokémon e quindi affrontare il capo dei bracconieri. E gli healer dove sono? No, non ci sono gli healer in questo villaggio. La situazione si fa veramente complicata. E adesso come faccio? Stavi forse cercando di curare i tuoi Pokémon? No, aspettate, cosa volete fare? Aiuto! Aiuto!